A Pavia il 2 dicembre presso il Collegio Ghislieri la Fondazione Turi in collaborazione con lo stesso collegio ha promosso l'incontro sul tema La città ideale, la città resiliente, Matera come esempio. Che relazione c'è tra l'arte e la città? Qual è il percorso che ha trasformato Matera, un luogo apparentemente distante dai canoni artistici italiani, in capitale europea della cultura? Perché la città entra nella tela dell'artista e rende il quadro un capolavoro? Lo storico dell'arte Filippo Daverio e il sindaco di Matera Raffaello De Ruggeri hanno rivelato come tutto questo sia stato possibile. Una serata importante, si parla di cultura in vista di un appuntamento altrettanto importante a livello europeo per Matera. E lo ospita proprio il Collegio Ghislieri all'interno, no? Dell'università, quindi un prestigio anche per il vostro Ateneo. Beh, sicuramente sia l'Ateneo sia il Collegio in particolare sono molto interessati ad estendere anche, diciamo, l'area di conoscenza dell'esistenza di enti così importanti e in particolare nel caso del Collegio anche di reclutamento dei nuovi studenti, quindi per noi è importante sia l'attività che ha fatto la Fondazione Turi sia anche la serata di oggi come, diciamo, una sorta di informale gemellaggio tra Pavia e Matera, ecco, in vista di ogni possibile sviluppo che possa esserci. Ormai Matera è, diciamo, un'interlocutrice notevole e autorevole negli incontri nazionali e non solo nazionali. Oggi siamo nella gloriosa Pavia con un personaggio autorevole, appunto, come Filippo Daverio, che parlerà della città ideale. Io invece parlerò di questa città incredibile che è la città di Matera, che è la mia città. Una città che è riuscita a sopravvivere a situazioni di frustrazioni e anche di maledizioni. Ma questo entra nel DNA di una città che ha 7.000 anni di storia, che ha fatto della costanza e dell'accomodamento i punti della sua sopravvivenza. Ecco perché Matera è resiliente. È una città che è longeva, una tra le più longeve del mondo, ma che ha vissuto tra memoria e nuova produzione di storia. Oggi siamo nella fase usciti dal momento di crisi, stiamo costruendo nuova storia e questa storia è stata riconosciuta all'interno della Unione Europea e siamo stati designati capitali europee della cultura per il 2019 in rappresentanza dell'Italia. Questo segna anche un po' per la sua città un riscatto, come diceva prima, no? Da questo momento di crisi che ha attraversato, che adesso ha ampiamente superato. Beh, più che il riscatto c'è stata un'operazione straordinaria di rendicontazione sociale, cioè si è riusciti a costruire l'autostima della comunità. Il valore significativo di questo fatto, che sembra scandaloso e incredibile, è che a Matera la questione culturale si è tradotta e si è vissuta come questione politica, cioè come momento di riappropriazione della propria identità e della propria appartenenza, trasformando la vergogna in orgoglio di appartenenza. E tutto questo è il consolidarsi di un protagonismo civico nella responsabilità di essere cittadini di una polis, cioè di una città. Nel momento in cui ama, crede, vive il valore della propria città, diventa protagonista e non spettatore. Il caso Matera diventa interessante se diventa un caso di studio sul recupero del passato storico italiano dal nord al sud, perché lì non c'è. La catastrofe è maggiore al sud, ma è buona anche al nord la catastrofe, siamo pari da quel punto di vista. Cosa fare con i secoli che abbiamo ereditato come strumento per la competizione di domani? Tutto lì il tema. Cioè un turistodromo, un luogo di identità, comunque un recupero. Sono tante le ipotesi e Matera può diventare un laboratorio di studio. E lo fa per giunta in un territorio dove il riscatto qualitativo può diventare un riscatto sociale.
quindi è molto interessante. Esatto, l'idea del riscatto di un sud dimenticato, a volte come dire, un po' preso anche un po' in giro per quello che in realtà adesso, per quello che in realtà adesso è identificato, è proprio un momento, può essere un momento, un'opportunità di riscatto. Il sud è pieno di problemi, non fingiamo ipocrisie, è pieno di problemi, però ha delle opportunità. È ora di vedere se ci sono le forze oggettive per dare a questa opportunità la possibilità dello sviluppo. Io penso di sì, credo che non sia una strada facile, è un grosso impegno, però è uno degli impegni sui quali il Paese si deve misurare. Sicuramente c'è un dato, i sogni che hanno portato alla catastrofe di Taranto, i sogni che hanno portato alla catastrofe di Bagnoli a Napoli, cioè l'idea di portare la Ruhr tedesca in meridione, quella si può definire oggi storicamente una cretinata. Era un sogno che comprendeva sia le attenzioni dei democristiani che dei comunisti, era una roba da compromesso storico della demenza. Oggi sappiamo che era sbagliato. Che altro sud inventare? E questa è la grande domanda. Esiste davvero? È un po' un'utopia questo senso di città ideale? Chiunque ha inventato una città ideale è finito con l'inventare un inferno. La città ideale vive quando viene smontata, è solo un fatto teorico. Però ci sono le città di progettazione, proprio quelle ex novo, la città romana antica era così, trac tric, arrivavano loro e facevano Aosta, no? C'è ancora adesso. Oppure esiste la città assolutamente partenogenetica, che è la città disordinata del nostro Medioevo, in cima alla collina, perché arrivavano i barbari, era meglio scappare. Ecco, questi due modelli hanno generato da un lato la favela e dall'altro lato New York nel mondo nuovo. Sono modelli che di volta in volta si possono vedere, declinare, combinare, però soprattutto sui quali bisogna avere una sorta di concezione, e che sono però tutti e due condannati a morte da una legge tremenda, che è la normativa urbanistica italiana, che è la prima cosa che va abolita. Le città di provincia, le piccole città hanno un'opportunità in più rispetto alle grandi, che magari hanno già un tessuto di per sé formato? Beh, in teoria oggi, nel mondo dell'iperspazio, nel mondo della cablatura, le piccole città dovrebbero avere delle fortune enormi. In alcune parti d'Europa ce l'hanno, per esempio in Germania. In Germania questo discorso che noi ci facciamo oggi è perfettamente funzionante, sono realtà economiche potentissime, non si è più di provincia. In Italia non è ancora successo, è ancora da fare. Ma intanto vediamo di che cosa si occupa la Fondazione Turi di Pavia e quali saranno le possibili sinergie tra la realtà pavese e materana rivolte ai giovani. La Fondazione si pone come un indirizzo ai ragazzi, agli studenti dell'ultimo anno delle scuole superiori, apre un dialogo ogni anno con loro per parlare dell'alta formazione. E questo è molto importante perché la struttura in cui siamo oggi noi, il Collegio Ghislieri, insieme alla Normale di Pisa, al Collegio Borromeo e alla Sant'Anna, rappresenta proprio l'alta formazione italiana. E si entra per concorso e si va avanti solo per merito. Ecco, quindi si parla di merito e la Fondazione Turi si occupa assolutamente di merito. Abbiamo iniziato più di 3 anni fa, abbiamo incontrato oltre 1500 studenti finora, abbiamo appunto indicato loro una delle possibili strade per il futuro, ce ne sono sicuramente tante, ma una di queste è sicuramente quella di entrare in una struttura di questo tipo in cui uno studente può intercettare altre culture, quindi siamo già in una scuola multiculturale, di crescita e di crescita allo stato puro, non speculativa, quindi si punta soprattutto sul sapere, non sul fare, e questo è molto importante e sono le basi della Fondazione Turi. Senta, una formazione immagino che poi serva anche una volta conclusi gli studi per entrare nel mondo del lavoro? Dunque, il mondo del lavoro a mio avviso è parallelo al mondo della formazione, cioè io credo che una persona debba essere in grado di scegliere poi la sua strada, non di essere vittima delle condizioni del caso. Quindi in questo caso l'alta formazione emancipa le menti da quelli che possono essere gli stretti bisogni del lavoro e di quant'altro, le rende liberi. E questo secondo me è la cosa più importante, cioè la libertà. Essere liberi oggi è importantissimo.
E questa libertà può essere a sua volta un motivo di crescita non solo culturale ma anche economica, perché una persona si sente libera di esprimersi nel suo campo dando libero sfogo alle sue passioni. Ecco, per dire, i collegi di merito vanno anche avanti grazie alle borse di studio e il prossimo passo della mia fondazione sarà finanziarne una per uno studente di Matera che abbia appunto il merito, che possa entrare in questo collegio e riesca poi a mantenerla questa borsa di studio. Io credo che sia una cosa importante quella oggi di valutare di più la parte culturale e di meno la parte economica legata al mercato. L'auspicio è che magari alcuni effettivamente ragazzi, no, di Matera arrivino qui da voi, qui a studiare a Pavia. Certamente, certamente. Oltre a stabilire in generale un rapporto di conoscenza reciproca anche in vista di questo evento che coinvolge Matera, c'è anche questo aspetto di stabilire una, così, diciamo, una forma di reclutamento di studenti anche in aree meno vicine, meno, come dire, solite, banali per così dire, per l'Università di Pavia. Ci sono anche tanti giovani che immagino a Matera studino, vivino e lavorino, quindi una cultura in movimento. Beh, certamente, sono iniziati i corsi della scuola di restauro. Matera è uno dei tre punti di riferimento del Ministero come area di formazione per restauratori. Cioè Matera si è candidata al ruolo di riferimento per i giovani che vogliono apprendere le nuove tecniche innovative sulla conservazione del patrimonio culturale. Ma accanto a questo c'è un ricarico e un rinforzo notevole della università e poi c'è la creatività diffusa della città. Matera è una città magnetica, una città stimolatrice, una città provocatrice. E quindi chi ha stimoli, chi vuol vivere emozioni, palpitazioni, ispirazioni, deve vivere i tumulti di creatività che la città offre. E quindi c'è una presenza di artisti, di creativi, di gioventù furiosa e furente che vive appunto il magnetismo di una città straordinaria. Da qui al 2019 che cosa ci dobbiamo aspettare? Beh, ci dobbiamo aspettare che nel 2019 ci siano queste attività, queste manifestazioni culturali, ma io non sono molto così colpito e interessato dal fenomeno specifico della spettacolarità del 2019. Noi, utilizzando il brand Matera, utilizzando questo momento in cui bisogna governare, capitalizzare e utilizzare la vittoria, stiamo costruendo un piano di sviluppo territoriale per dare lavoro a questi giovani che, pur essendo creativi, hanno bisogno di stabilizzarsi in un disegno di futuro e di visione di futuro.